Io do la parola a Maria Grazia che vi racconterà la sua esperienza in questi anni per il 1522 del numero verde unico nazionale antiviolenza. Grazie, e buoni alla freddezza dei dati. Mi rendo conto che c'è un abisso, credo però che in fondo per affrontare questi temi servano entrambi i filoni, cioè esiste anche la necessità di avere un legame anche sentimentale nelle cose. Io credo che oggi qui è il segno anche di un legame sentimentale mio con molte delle persone che sono qua da molti anni anche e che si è ritrovato nelle varie attività che abbiamo fatto. E c'è però anche la necessità di comprendere un fenomeno che, se lo lasciassimo sulla pura onda delle emozioni, io credo che non troverebbe alcuna soluzione, anzi forse faremmo anche il gioco di qualche nemico, che poi non è così raro. Vi parlo di questa esperienza di un telefono nazionale antiviolenza, perché credo che possa essere oggetto di riflessione anche per le esperienze locali. Cerco di essere abbastanza veloce, anche se si tratta di un'esperienza lunga e di cui si è parlato pochissimo. Il numero 1522 è stato creato all'inizio del 2006 ed è un numero nazionale antiviolenza che doveva riuscire a raccogliere la voce anonima delle donne che chiamavano per i più vari problemi di violenza. E ho già detto una prima cosa, no? La voce anonima, ecco, è vero, un telefono è una cosa molto fredda, ma è anche un modo per potersi esprimere nel più totale anonimato da qualunque parte d'Italia, quindi ha un ruolo diverso, ha un ruolo che poi non so se ho il tempo di spiegarlo, ma sicuramente può essere estremamente sinergico con il ruolo dei centri, ma è anche molto differente, no? E questo però era un numero particolare, era un numero per la prima volta in cui un governo si è scoperto facendo un'azione pubblica sulla violenza, cercando di far sì che avessero la parola le donne che avevano problemi di violenza. Noi abbiamo vinto questo servizio insieme alle Onde di Palermo e insieme a Almaviva, che era la struttura che gestiva il telefono, facendo anche formazione con le operatrici, quindi erano operatrici che certo non posso dire che arrivassero alla capacità delle operatrici dei centri, però avevano molto appreso ed erano diventate delle persone in grado di accogliere queste donne. Perché credo che questa esperienza sia stata significativa e forse a mio parere troppo poco conosciuta e riflessa? Beh, perché per la prima volta da parte delle istituzioni c'è stata una presa di posizione di un servizio pubblico su questo argomento, una rottura del muro del silenzio da parte delle istituzioni centrali, che in qualche modo dichiaravano che la violenza non era più una questione solo privata, ma doveva avere anche uno spazio pubblico. Ed è stato un ammettere anche una responsabilità di un'istituzione centrale come lo Stato rispetto a un tema che fino ad ora in Italia era stato gestito in maniera egregia già dalla fine degli anni Ottanta, ma sempre e solo sostanzialmente dai centri antiviolenza, quindi da associazioni che agivano al massimo col supporto degli enti locali. E a livello centrale era stato fatto pochissimo. Io credo che l'esposizione pubblica dello Stato, da questo punto di vista, cioè un governo che si gioca qualche cosa, è molto importante proprio per alcune delle questioni che sono state accennate a questo tavolo, ed è quello di creare delle reti nazionali e locali in cui l'attività dei centri antiviolenza non è più un'attività isolata, ma è un'attività sinergica con le forze dell'ordine innanzitutto, con i tribunali, con gli ospedali, con i pronto soccorsi. Ecco allora che un'investitura istituzionale, un riconoscimento istituzionale può avere un senso per questo, perché in qualche modo legittima le forze dell'ordine ad accogliere, a sostenere le denunce delle donne e non a incitare magari a lasciare perdere per non rovinare la famiglia, oppure aiuta a far sì che la denuncia non venga ritirata quelle rare volte, come ha detto Titi Carano, in cui viene fatta. E vado molto veloce, le riflessioni da fare potrebbero essere molte altre.
Quindi in qualche modo è stata un contributo, io credo, all'emersione di un discorso pubblico sulla violenza e all'abbassamento della soglia di tolleranza. Tant'è vero, ho poco tempo per farvi vedere i dati, o meglio ho scelto di avere poco tempo, che da un certo punto in poi è stato interessante vedere come non solo le donne vittime di violenza, ma anche gli altri, quelli che abbiamo chiamato altri interlocutori, che può essere il vicino di casa, che può essere un cittadino qualsiasi che vuole denunciare un caso, è aumentato questo dato. Quindi in qualche misura è il segno che una certa sensibilità, non solo da parte delle donne vittime di violenza, anche da parte dei normali cittadini, quindi un abbassamento della soglia di tolleranza, andava avanti. Questo servizio ha funzionato in maniera complessa, non ve lo descrivo, vi do solo alcuni cenni perché sarebbe lunghissima la descrizione. Era un progetto complesso che consisteva in una risposta telefonica dove l'accoglienza aveva poi come scopo di far andare la donna che chiamava ai servizi più vicini. Nel 90% dei casi, guarda caso, erano i centri antiviolenza, 90 o anche più. C'era una mappatura di tutti i servizi, ma alla fine era sempre la ricezione era sostanzialmente dei centri antiviolenza. Ma non c'era solo questo, ne ha accennato anche Clara Pappalardo, c'erano delle esperienze territoriali di costruzione di reti in territori pilota con dei protocolli firmati a livello centrale, anche questo era un riconoscimento, poi era un riconoscimento senza denaro, come tu Clara sai bene, però era già un riconoscimento del valore delle reti territoriali e del sostegno almeno morale che un governo centrale dava. E quindi c'era un sito che adesso purtroppo anche non c'è più in questo momento, un sito molto utile perché si collegavano anche molte operatrici e operatori. Vi dico due cose sui dati che abbiamo raccolto, perché questi dati sono un mistero, nel senso che noi elaboravamo ogni 3 mesi dei rapporti dettagliati sul risultato delle telefonate, ovviamente restando a ciò che le donne volevano dire, non era un'intervista, quindi noi accoglievamo ciò che veniva detto, per cui non era un'indagine statistica del valore dell'Istat. Però guarda caso, questi dati sono sempre stati omogenei nella grande linea, nella linea di massima, con l'indagine Istat che ha citato anche Di Carrano all'inizio, che ormai risale al 2006 e ora verrà rifatta. Quindi vuol dire che il fatto, ciò che le donne che chiamano, i problemi che espongono, in effetti sono statisticamente, tra 2000 virgolette, perché se mi sentisse uno statistico mi uccide, però sono significativi. Ecco, questi dati ogni 3 mesi erano circa 70 pagine di materiali che purtroppo non vedono la luce, ma non erano nostri, quindi noi siamo un servizio. Io adesso do infatti solo alcune informazioni relative a quelle sintesi che in realtà pubblicavamo sulla parte riservata del sito e quindi ritengo di poter avere parola su questo, anche perché effettivamente io penso che sarebbe tutto vantaggio di un'autorità pubblica istituzionale fare conoscere il lavoro fatto e i denari spesi. Quindi mi auguro che in qualche modo queste cose escano in maniera più chiara anche nei prossimi mesi, perché il servizio va avanti sia pure con altre persone che lo gestiscono. Dicevo che in quasi 7 anni abbiamo ricevuto oltre 100.000 telefonate valide. Dico valide perché le telefonate nell'insieme sono state oltre 700.000, perché c'è chi disturba, ma ci sono anche molte donne che iniziano la telefonata e non hanno poi il coraggio di continuare, quindi non sono solo i disturbatori. Diciamo quelle portate a buon fine, quelle dove la telefonata è stata esaurita e si è indirizzata la donna al centro antiviolenza o a un altro servizio ovviamente, e soprattutto ci sono anche dei richiami dove davano dei riscontri, quindi la questione si stava effettivamente molto arricchendo. Nel 92,7% dei casi erano donne. Perché preciso questo? Perché il telefono aveva anche delle telefonate maschili, soprattutto tra operatori, operatrici o persone che volevano informazioni o cittadini che volevano denunciare. E in genere sono donne italiane, c'era un 10% circa di donne straniere. Questo richiederebbe una riflessione abbastanza complessa, nel senso che forse io mi sentirei di fare un'autocritica, anche se non erano nostri i sistemi di comunicazione del 15-22, era il governo che li gestiva. Però probabilmente sulle donne straniere la capacità di informare e di comunicare non è stata sempre sufficiente.
l'andamento delle telefonate, voi capite che avendo 7 anni davanti si potrebbero dire moltissime, si possono dire, non si potrebbero, molte cose. Posso accennare solamente al fatto che l'utilità di questo telefono, a mio parere, era proprio nell'anonimato e nella rapidità con cui si poteva avere il coraggio di parlare con qualcuno, perché le telefonate avvenivano quasi sempre nelle ore, nel cuore della mattinata, a un certo punto del pomeriggio, mentre ora di pranzo, sera, cioè quando in casa c'era qualcuno, magari il partner, calavano. E guarda caso, anche nel mese di marzo c'erano delle punte. Questo vuol dire, e questo lo collegherei sempre alle campagne di informazione e di sensibilizzazione, che hanno un grande risultato. Mi verrebbe da dire purtroppo quelle televisive essenzialmente, ma questo è un mio problema rispetto alla televisione. Però diciamo che l'informazione era molto importante. I picchi che avevamo nel momento in cui c'erano le campagne, che però al di là della mia battuta erano state su internet, sugli autobus, sulle metropolitane, sulle ferrovie, ce n'erano state, e i picchi aumentavano moltissimo. Quindi era come se il sentire che il problema di avere violenza non era una vergogna personale, ma ti ribadivano che era una questione purtroppo abbastanza generale, comunque che poteva avere una credibilità, tra virgolette, pubblica, e desse il coraggio di telefonare. E, va bene, si potrebbe, vorrei anche solamente dire che ci sono stati, ripeto una cosa che ho accennato prima, che però al di là delle donne vittime di violenza, e mi scuso per usare il termine vittime, che io so carico di ambiguità, e chi è al tavolo con me lo spiegherebbe ancora meglio, è un termine, diciamo, in questo caso in codice, per capirci. È chiaro che il soggetto vittima evoca per noi una debolezza che, come ha detto anche prima Clara, non è vera, anzi probabilmente la radice della violenza è proprio la forza delle donne, no? E quindi il problema è spesso riscoprirla, rilanciarla, ridare autonomia a questa forza.